Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi sono qui per parlarvi del Samuel Stern numero 17, Il Regno. Eccolo qui. Ovviamente questo è il numero del mese di aprile, è uscito ieri, io l'ho acquistato proprio ieri nel giorno dell'uscita, cioè mercoledì 31 marzo, ma prima di parlare dell'albo in questione voglio ricordarvi del sito di Book of Metal Webzine. C'è il sito ma anche la pagina Facebook. Cos'è Book of Metal Webzine? È un sito in cui si parla di artisti e band metal, ci sono recensioni di album, interviste agli artisti e ci sono anche delle rubriche di fumetti, tra cui alcune curate dal sottoscritto, in cui ogni mese troverete le video recensioni dei mensili della serie regolare per quanto riguarda Dylan Dog, Samuel Stern e Dampir. Per cui ragazzi, link in descrizione, visitate il sito perché ne vale la pena, mettete anche un mi piace su Facebook, ricordatevi Book of Metal Webzine. E allora, dopo aver parlato di questo, vorrei parlarvi di questo Samuel Stern. Ovviamente mi sono segnato un bel po' di cose perché già cominciare dalla bellissima copertina, questa volta la copertina del solito trio Valerio Piccioni, Maurizio Di Vincenzo, Emiliano Tanzillo, una copertina che mi è piaciuta moltissimo rispetto alla precedente, che anche essa era carina, era una bella copertina, ma questa mi piace di più. Però andiamo con ordine a parlare appunto di ciò che ho letto, ciò che ho appena finito di leggere. Andiamo con i dati tecnici. Personaggio creato da Gianmarco Fumasoli, Massimiliano Filadoro, mensile numero 17, aprile 2021, Il Regno. Soggetto e sceneggiatura Massimiliano Filadoro e Marco Savegnago, disegni Vincenzo Acunzo, all'esordio su Samuel Stern, copertina come al solito il trio Piccioni di Vincenzo Tanzillo, design logo, progetto grafico e lettering Paolo Altibrandi, illustrazione frontespizio, terza e quarta di copertina Antonio Mlinaric. A proposito della quarta di copertina, vediamo qui il prossimo numero, numero 18 di Samuel Stern, in edicola dal 30 aprile, nella gabbia, ma soprattutto dall'8 maggio ci sarà in edicola Racconti dal Derrylang, eccolo qui, che sarà una raccolta delle più belle storie horror di mostri, più una storia inedita di Angus Derrylang. Per cui ricordatevi ragazzi, Racconti dal Derrylang in edicola dall'8 maggio. E niente ragazzi, come si presenta la copertina del trio Piccioni di Vincenzo Tanzillo? La copertina è molto bella perché ovviamente la solita scritta rossa del logo Samuel Stern, la scritta bianca del titolo Il Regno, scusate il riflesso, costo 3,50€. Vediamo Samuel che è praticamente braccato da un demone e ci sono dei demoni attorno seduti però in una platea, praticamente come se si fosse in un cinema. Infatti in questa storia centrerà molto l'opera cinematografica in generale. Prima la copertina con i colori giusti, Samuel, vediamo il volto di Samuel sofferente che urla, una bella copertina questa, mi è piaciuta moltissimo. Quindi rispetto a quella del precedente, numero 16, Processo Stern, mi è piaciuta molto più questa. Poi abbiamo ovviamente l'introduzione di Gianmarco Fumasoli in cui ci dice che finalmente possiamo svelarvi le prime cose che abbiamo in serbo per voi nel 2021, è appunto il primo volume dei racconti di Derrylang, 130 pagine, sarà in edicola dall'8 maggio e ovviamente invita a visitare la pagina Facebook quelli della Bugs, eccetera eccetera. Devo dire che è una bella introduzione di Gianmarco Fumasoli in cui dice siamo arrivati già al numero 17, proprio ricordavo quando eravamo a, insomma, siamo entrati già nel secondo anno di Samuel Stern, perché ricordava quando era uscito il numero 12, La Casa delle Farfalle, però ora siamo già al 17 con Il Regno, per cui la Bugs Comics sta andando avanti e direi anche molto bene. Poi c'è l'appunti dal Derrylang, sempre molto ispirato e anche poetico e filosofico. E poi c'è l'inizio della storia. Ragazzi, io vi dico subito che i disegni di Vincenzo Acunzo mi sono piaciuti particolarmente. Devo dirvi, non so, per lui credo che sia comunque un complimento, ma soprattutto le prime pagine, alcune tavole oscure e dark di Vincenzo Acunzo mi hanno ricordato il maestro Corrado Roy. Per cui credo che sia un complimento che per lui, soprattutto vedete in questi volti, disegni, tavole che mi sono segnate, pagina 34 e 35, senza spoilerare ovviamente sulla storia. Ragazzi, mi sono piaciuti particolarmente i disegni, molto splatter, anche poi andremo un po' a parlare della storia. 34 e 35, pagina 70, pagina 78, insomma, delle tavole molto dark e oscure che vanno a condire al meglio quello che poi andremo a leggere. Qui molto splatter, vediamo Samuel. Dei disegni secondo me molto adatti alla storia, che qui insomma promosso Vincenzo Acunzo, non lo conoscevo, ma posso dirvi sinceramente che questi disegni a me sono piaciuti tantissimo.
La storia, come detto, è di Massimiliano Filadoro in coppia con Marco Savegnago, che non sono assolutamente nuovi. Ovviamente Filadoro ha creato il personaggio insieme a Fumasoli ed è anche il curatore. Però Savegnago è sempre molto presente. E che dire, la storia inizia proprio con queste persone, questi apparentemente monaci, ma in realtà si scoprirà che sono demoni, in questo posto in cui viene nominato il regno. Però la storia inizia con Samuel che insieme a padre Duncan e a Cranna stanno vedendo questo video denominato anche come Snuff Movie, film in cui vengono rappresentate scene di tortura, di omicidio, che si presume siano realmente accadute. Allora ragazzi, tutto gira intorno a questo filmato, questo video del regno. Dopo un po' faranno la conoscenza, Samuel Stern, padre Duncan e Cranna faranno la conoscenza di questa donna, di questa ragazza, che si chiama Josie Crandall, eccola qui, che aveva fatto parte di questo video come comparsa e non appena vedrà padre Duncan e Samuel Stern, questa ragazza si spaventerà, non vorrà avere a che fare con loro, insomma, non è ancora spaventata da quello che è successo in questo video. Ovviamente sia Samuel Stern che padre Duncan, ma anche Cranna, che collaboreranno molto in questo albo, avranno dei dubbi sulla veridicità di questo video, se più che altro si tratti di uno snuff movie, quindi oppure appunto di oggetti di scena, ma in realtà verranno a scoprire che queste scene sono anche vere, per cui è una storia in cui c'entra molto, come ho già detto prima, opere cinematografiche, si parlerà di cinema. Ci sarà anche un termine che mi sono segnato, l'apofatismo, dal greco non dire, è un metodo teologico secondo il quale l'approccio più adeguato a Dio è quello che prevale il silenzio. Qui padre Duncan lo dice nel momento in cui riescono a prendere questa ragazza, Josie Crandall, e a cercare di farla parlare, dire cosa è successo in questo filmato, cosa è successo perché, insomma, in questa presenza di demoni. Ovviamente non vi dico tutto quello che succederà, ma vi dico che Samuel, Duncan e Cranna saranno molto uniti, soprattutto Samuel e Cranna. Con l'aiuto di questa ragazza, Josie Crandall, ci saranno altri personaggi all'interno della storia che saranno fondamentali per il proseguo. Insomma, cercheranno di capire cos'è questo filmato del regno, se è uno snuff movie, se viene dal dark web. E devo dire che è una storia molto splatter. Mi sono segnato un'altra tavola, pagina 57. Questa qui, queste due tavole, molto splatter. È una storia che vede dei demoni, delle persone, anche dei posti malfamati, che saranno incluse in questa storia e che sanno delle cose riguardo anche a Josie Crandall, la ragazza che sarà molto importante ai fini di quello che poi Samuel, padre Duncan e Cranna scopriranno. Che dire, ragazzi, a me la storia è piaciuta, questo è il regno, già dalla copertina e da quello che avevo più o meno capito, sapevo che poteva essere una bella storia, sicuramente superiore alla precedente per quanto mi riguarda. Il numero 16, il processo Stern, è una storia molto diversa. Questa qui, invece, il numero 17, il regno, è una storia più splatter e demoniaca, ma devo dire che in questo caso Filadoro e Savegnago sono stati bravi a introdurre questa, come dire, lato cinematografico e questi snuff movie e introdurre personaggi che secondo me sono azzeccati per la storia. Poi i disegni, come detto, di Vincenzo Acunzo condiscono il tutto bene e devo dire molto molto bene. Come detto, ragazzi, a me Vincenzo Acunzo nelle tavole oscure e dark ha ricordato molto il maestro Corrado Roy, per cui credo che questo sia un complimento anche per lui. Che dici ragazzi? Samuel Stern, numero 17, il regno, come detto, in edicola, 3,50 euro. Dall'8 maggio ci sarà i racconti del Derryland. Il prossimo numero, il 30 aprile, il numero 18 di Samuel Stern, Nella gabbia, appunto, sarà in edicola il 30 aprile. Che dici ragazzi? Per me è stata una bella lettura, bellissimi disegni, la storia non annoia, anzi, scorre via liscia. Devo dire che mi è piaciuta, sicuramente più del numero 16, Processo Stern, che è una buona storia, sì, ma secondo me, per quanto mi riguarda, io preferisco questo tipo di storie. Per cui, bravi Filadoro Savegnago, bravo il disegnatore Acunzo. Samuel Stern procede sempre bene, arrivati ormai al numero 17. Sono curioso di leggere questo Racconti dal Derryland, anche perché io mostri non l'ho mai letto, quindi recuperare delle ristampe, tra cui una storia nuova anche di Angus, credo sia davvero una cosa interessante. Per cui, ragazzi, grazie ancora a tutti voi che avete visto il video, grazie a tutti voi che mi supportate sempre, che vi siete iscritti al canale, vi state iscrivendo, mi supportate sempre, insomma. Link in descrizione per il gruppo Telegram Alienology Nerd 360, ingresso libero, se volete entrare parliamo di cose nerd, di fumetti, di tutto quello che vogliamo.
Per chi vede per la prima volta un mio video e gli piace quello che propongo, può iscriversi e attivare la campanella per le notifiche. Ragazzi, che dirvi? Ancora grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!